Come direbbe qualsiasi youtuber, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Esatto, oggi ragazzi sto registrando un video proprio per YouTube, non è una live questa, sto facendo un video proprio per voi perché appunto per comunicarvi una cosa, ovvero l'Explodi Build come da titolo è stata buffata. Vi faccio vedere esattamente subito come, poi vi spiego anche altre due cosette per tenervi aggiornati sull'andamento di YouTube. Allora, intanto eccoci qua. Cosa è successo all'Explodi Build? Dovete sapere ragazzi che ogni tanto in alcune patch, non tutte, fanno degli aggiornamenti a metà patch. Vedete, aggiornamento 2 di metà patch, 14-12, esattamente 2 giorni fa da quando è uscito questo video, insomma. E che cosa è successo di preciso? Hanno buffato, precisamente, andiamo giù, il Lord Dominic, che è un oggetto essenziale nell'Explodi Build, specialmente in questo meta in cui i tank sono tantissimi, visto che va di moda l'air steel, va di moda, cioè i tank sono diventati veramente forti in low elo. E che cosa è successo di preciso? Questo, cioè da 0 a 15% il danno extra a chi ha più vita di te diventa 0,25%, quindi un 10% in più di danno, però ovviamente anche la soglia è aumentata, quindi i nemici che hanno 500 di vita in più rispetto a prima arrivi al massimo. Quindi un nemico che ha esattamente 2500 HP più di te, tu gli fai 25% in più di danno. Quindi l'andamento sarà 100 HP 1% in più, 200 HP 2% in più, eccetera, eccetera, eccetera. Inoltre, qua ci sono, potete vederli, vi lascio il primo link in descrizione di questa patch, così potete leggerli tutti. Comunque dico a grandi linee, Mundo è stato nerfato, Hecarim è stato nerfato, Janna è stata nerfata, Lily è stata nerfata, Lux è stata strabaffata, anche lei è diventata ancora più forte perché ha più scaling sull'E e più scaling sulla R, che già usava spesso, quindi ancora più broken. Mordekaiser è salto un bug che era un buff, quindi adesso è stato diciamo nerfato. Neil è stata nerfata un po', buffata un po', Rammus è stato nerfato, era fortissimo. Udyr non l'ho letto in realtà, però dovrebbe essere un nerf perché appunto sì, è un nerf, ok, perché shottava troppo. Zed è stato nerfato. Ma tanto anche sulla Q, sulla E, un po' di tutto. Questo item da tank è stato nerfato perché è un pochino troppo forte. È stato nerfato il pet verde che io chiamo Marta. E è stato nerfato ancora di più l'idra famelica. È stato buffato rasoio della tempesta e nerfato un po' il Tiamat, ovviamente in previsione di questo. E anche la giungla, meno gold in generale. Addirittura anche i biscotti della giungla e i dolcetti bonus danno meno gold. Comunque, a proposito infatti dei nuovi oggetti, di queste cose qua, come vedete su YouTube ancora non sono usciti video con i nuovi oggetti, perché purtroppo siamo ancora un po' indietro con la Road to Gold, i video su YouTube sono indietro di circa un mese rispetto a quelli che sono le tempistiche delle live su Twitch, ma stiamo cercando di recuperare facendo uscire veramente tanti video al giorno. Adesso sono 2 giorni che non escono video perché stiamo lavorando a tante cose con sito web eccetera, che sì, tranquilli, esce prima o poi. In generale comunque stanno uscendo fino a 8 video al giorno, recuperiamo questo gap, cerchiamo di farlo in fretta, quindi usciranno tanti video, infatti vedo che fanno anche meno visual, ma vabbè, non importa, alla fine complessivamente, alla fine giornata sono sempre quelle. E una volta raggiunto il gap, saremo a distanza di una settimana rispetto alle live, torniamo ai classici 2-3 video al giorno. Anzi, a proposito di live, adesso in questo periodo c'è anche questa cosa qua, c'è anche lo sponsor di Genshin Impact, che volevo dire anche a voi su YouTube. Se volete aiutarmi e supportarmi in questa cosa, potete scaricare anche voi Genshin Impact, vi lascio il secondo link, il primo è la patch, il secondo sarà Genshin Impact. Dovete semplicemente arrivare a livello 6 scaricandolo dal mio link per cellulare, così. Ci si mette un po' perché bisogna ovviamente scaricarlo e poi fare il 6, sarò onesto con voi, non è una cosa che si fa in 2 secondi. Se voi avete già un account su Genshin Impact dovete disinstallare il gioco e crearne uno nuovo con un'altra mail, sempre dal mio link, per fare in modo che funzioni, altrimenti non funziona. E quindi ecco, se volete supportarmi, sì, questo è un modo gratis per farlo, giustamente, e più account facciamo e giustamente più mi paga lo sponsor, quindi ecco, questo è l'unico modo che avete di aiutarmi, dato che Genshin Impact penso lo conoscano tutti, ecco, è molto probabile che già voi abbiate degli account. Comunque se non ce l'avete potete fare così, infatti qua c'è la mia ragazza che sto obbligando, adesso che è arrivata da me, e le sto facendo fare un account, così anche lei conterà qua che sta giocando a Genshin Impact. Bene ragazzi, questo è tutto quello che devo dirvi, poi ci becchiamo come al solito sempre tutte le sere in live su Twitch, e niente, fatemi sapere se avete, non so, delle domande, dei feedback, qualcosa che volete dirmi, potete farlo qui sotto nei commenti, io tanto rispondo sempre a tutti, lo sapete. E niente, ci becchiamo al prossimo video, alla prossima live, ciao belli!